Riparte la stagione del Vespa Club di Rivarolo Canavese e riparte da Frazione Argentera. Sì, riparte la stagione del 2018 ed era doveroso partire da Argentera. Era una cosa che avevo già nel cuore già da un paio d'anni. E poi c'è stato il fatto del nostro compianto a ricordo di Vilmo e allora non c'è stata la migliore occasione. E mi sembra proprio doverosissimo, questo è. La giornata ci sta graziando, non piove, cosa rara ultimamente, perciò diciamo che la benedizione la prendiamo soltanto a terra, in questo momento qua, solo così. E niente, la stagione inizia così, dopo la benedizione si andrà sulla Santa Elisabetta a far pranzo. Oggi siamo in 150, un bel numerino visto il tempo, e insomma, che dire, si parte. 150 su? 150 su, attualmente siamo 500, le iscrizioni sono ancora in corso, siamo alloggiati momentaneamente, si spera di cambiare, però presso il Bar Le Dune di Piazza Massoglia, e siamo arrivati già a quota 500, e visto che siamo già ad aprile, già un bel record, veramente abbiamo già, rispetto all'altro anno siamo quasi 100 in più, perciò diciamo che ci sono dei buoni presupposti, più siamo, più abbiamo forze, più possiamo fare delle cose belle, delle lezioni benefiche per tutti, come è solito nostra maniera di comportarci. Ecco. Infatti il Vespa Club ha il problema della sede, sta cercando una sede, lanciamo un appello. Stiamo cercando una sede, ci sono varie opzioni, penso che entro quest'anno sicuramente troveremo una degna sistemazione, vuoi perché abbiamo bisogno di un punto di aggregazione, le persone sono tante, abbiamo bisogno di un posto dove si possa relazionare fra di noi e poter anche pianificare le nostre uscite, soprattutto anche poi pianificare lo scopo principale, non è tanto quanto uscire fra noi in Vespa, è proprio riuscire a dare questa forza a persone che ne hanno bisogno, perciò lo scopo è quello, più siamo, più riusciamo a fare beneficenza, aiutiamo le persone che non possono andare in Vespa, però magari hanno il frutto di questi vespisti. Io colgo l'occasione per ringraziare veramente le decine e decine di soci che con il loro contributo fanno sì che questo possa succedere. Ecco. Prossimo evento in programma? Il prossimo evento in programma, esattamente andremo domenica 22 alla Sagra delle Rane, del nostro amico, ogni anno ci invita e non possiamo non andare alla Sagra delle Rane, anche se non l'abbiamo messa nel nostro calendario ufficiale, però questa è un'uscita che ci sta. E poi il 29 sempre di questo mese facciamo per la prima volta le elezioni, ci sarà un nuovo direttivo, magari anche un nuovo presidente, che sarebbe anche ora dopo tanti anni, sono anche stanco e un po' vecchiotto, e questa è una cosa importante perché come ogni normalissima associazione bisogna fare delle elezioni per decidere il nuovo direttivo. Il tutto sarà presso il bar, la terrazza, bar ristorante e pizzeria La Terrazza da Ugo. E lì ci sarà una convention di tutti i soci, questo è il nostro evento importante. E poi a maggio ci sono altri eventi che faremo poi a seguire, giugno e viceversa anche altre cose. Però quello importante è quello del 29 aprile, che proprio da lì in avanti parte una nuova fase di questo Vespa Club di Rivarolo.